È possibile amministrare una società estera dall'Italia e non ricadere nel reato di estroversizione? Te lo dico tra un secondo. Allora, ultimamente mi capita di parlare spesso con clienti, diciamo clienti spot piuttosto che clienti continuativi, che sul web piuttosto che per il tramite di amici o di familiari assumono delle informazioni che non sono assolutamente corrette, per non dire che sono delle cagate pazzesche. Quindi tornano da me e mi dicono: guarda Luca, io posso fare questo, posso fare quello, mi pare possibile perché Google mi ha detto che posso fare questo, piuttosto che c'è questo consulente X che mi ha detto che posso fare così, eccoli. Ora io difficilmente parlo male dei miei colleghi, quindi chiaramente non farò nomi, ma che no, non mi sembra assolutamente il caso. Però quello che vorrei che passasse in questo momento, appunto, è rispondere alla domanda che ti ho fatto all'inizio, cioè che facevo all'inizio: è possibile amministrare una società estera rimanendo fiscalmente residenti in Italia? Quindi io, persona fisica italiana, Luca Taglialatela, sono amministratore di una UK Limited, di una società incorporata in Inghilterra, che è la più semplice da incorporare, anche una delle più veloci, quella sicuramente in merito alle quali, come dire, gli strumenti per aprire, incorporare, gestire la contabilità anche soltanto online, senza rivolgersi a un commercialista UK, sono le più diffuse in questo momento, anche le più gettonate. Quindi facciamo un esempio concreto, un esempio reale. Quindi è possibile che io, che sono fiscalmente residente in Italia, il mio esempio è sbagliato, è possibile che una persona fisica pincopallo, il signor Mario Rossi, che sia fiscalmente residente in Italia, amministri la sua società UK? Abbiamo già parlato dell'estroversizione in un video precedente e ho cercato di farvi passare l'idea che sta tutta nell'intenzione, cioè il discrimen per capire se l'estroversizione sussista o meno è tutta nell'intenzione della persona che costituisce e amministra la società. Se lo faccio unicamente per ottenere un risparmio fiscale, al 99% ricadrò nell'estroversizione. Se invece lo faccio in virtù e in vista di un business che ha della sostanza e delle valide ragioni economiche, e allora se ne può parlare. Però tendenzialmente, se il mio unico obiettivo è quello di risparmiare le imposte e quindi fare il classico amministratore con la carta di credito da Director UK, allora evidentemente sto violando tutta una serie di norme e ricadrò al 100% nell'estroversizione. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, cioè alla mia domanda, chiedo scusa, se io rimango in Italia e incorporo una società all'estero, UK LTD, e sono l'unico amministratore, quella è estroversizione. Non lo dico io, per quanto insomma lo dico anche io, ma lo dice l'articolo 73,3 del testo unico sulle imposte del reddito. Questo comunissimo, banalissimo, che potete googlare, per questo vi sto dando riferimento, articolo 73 del testo unico, vi dice una cosa molto semplice, cioè vi dice che una società incorporata all'estero è considerata fiscalmente residente in Italia e quindi inutile che l'abbiate incorporata all'estero, perché è considerata come se fosse costituita legalmente in Italia quando in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Il periodo d'imposta in Italia va dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi coincide con l'anno civilistico. Se per più di 6 mesi questa società ha in Italia o la sede legale, e non è questo il caso perché abbiamo detto che abbiamo costituito la UK all'estero, o l'oggetto sociale, e questo è più complicato, l'abbiamo affrontato in uno dei video all'interno del nostro canale Tax Planning Internazionale, quello immediatamente precedente a questo, qui vi rimando. Numero 3, la società non residente, quindi UK Limited, è considerata costituita e considerata fiscalmente residente in Italia quando l'amministrazione, la sede dell'amministrazione è in Italia. Quindi è evidente che se io sono l'unico amministratore di una società incorporata all'estero e vivo in Italia e faccio tutto in Italia e sono sposato in Italia, al centro dei miei interessi vitali, sociali, patrimoniali ed economici è in Italia, quella società rientra nella definizione di articolo 73,3 ed è considerata fiscalmente residente in Italia. Vuol dire che in caso di accertamento il fisco vi prende quella società, ve la riattribuisce in Italia, la prende, gli attribuisce lui stesso un numero di partita IVA e vi fa pagare tutta l'IVA che non avete versato fin dalla prima operazione, vi riprende a tassazione l'IRES, vi riprende a tassazione l'IRAP e molto probabilmente non vi riconosce neanche il credito d'imposta per le imposte assolte eventualmente, semmai avesse pagato imposta nel Regno Unito. Ok? Quindi questo è il video, come dire, proprio più esplicito che ho cercato di fare fino ad oggi
in tema di estrovestizione, perché questo purtroppo è un cancro che si sta diffondendo sempre più velocemente, sempre più rapidamente sul web, e mi arrivano decine e decine di clienti sostenendo che questa cosa è possibile perché altri consulenti gli hanno giurato che fosse possibile. Allora, questi altri consulenti, il mio consiglio, o vi fate dare un riferimento normativo, oppure sono parole al vento. È completamente inutile, nonché pericoloso, affidarsi a questi consulenti, soprattutto quando non sono fiscalmente se stessi residenti in Italia, perché evidentemente cercano di tirare acqua al loro mulino, e quindi se magari hanno lo studio a Londra piuttosto che a Dubai vi diranno incorpora qui, incorpora là, anche perché delle conseguenze fiscali che vanno a colpire voi che costituite le società a loro interessa poco nulla. Nella misura in cui hanno costituito la società hanno portato a casa il loro risultato, se poi il fisco italiano arriva in qualche modo a rompervi le scatole o le uova nel paniere come si suol dire, il problema non è il loro ma è il vostro. Quindi, di nuovo, estrovestizione, cioè quando la mia intenzione è quella di risparmiare sulla imposta. Se sono l'unico amministratore di una società estera, l'estrovestizione è il caso, questo è proprio il caso di scuola, quindi facciamo estremamente attenzione. È possibile far parte del consiglio di amministrazione di una società estera. Quando è che posso invece amministrare una società estera? Cioè, posso essere io, fiscalmente residente in Italia, amministratore di una società estera? Però devo essere, come dire, in minoranza all'interno di un consiglio di amministrazione. Quindi società inglese con tre amministratori, di cui due inglesi e uno italiano, e allora riesco a evitare l'estrovestizione, o comunque se c'è sostanza è possibile lavorarci. Quindi non è che l'articolo 73,3 del testo unico ci dice che noi non possiamo amministrare mai una società estera, questa è cosa a me diversa. Ci dice che però se vogliamo farlo lo dobbiamo fare con intelligenza, con grano salis, nel senso, io non posso essere l'unico amministratore, lo ripeto per la centesima volta, di una società incorporata all'estero. Spero che il messaggio sia stato chiaro, lucido e trasparente. Noi ci vediamo al prossimo video.